Buongiorno a tutti. Oggi ricordiamo il giorno del ricordo e noi come Comune di Vicenza e Biblioteca Bertoniana lo vogliamo ricordare attraverso la testimonianza e le parole di una grande testimone. Una testimone che potremmo dire lo è diventata quasi così, insomma, a sua insaputa, cioè le sue storie ad un certo punto sono state drammaticamente svelate. Io sono con la signora Egea Hafner e che ringrazio di essere qui con noi, ringrazio di aver così, insomma, accolto la nostra richiesta di parlare e soprattutto di raccontare. Chi è Egea Hafner? Io non lo voglio raccontare perché vorrei che sia lei stessa a dircelo, ma io voglio solo ricordare che noi Egea ad un certo punto l'abbiamo conosciuta attraverso una foto che qui vi presentiamo, una foto molto simbolica, particolarissima, e una foto di Egea bambina molto piccola. Allora inizierei proprio su questo tema, per così, insomma, iniziare questo racconto. E proprio inizierei da quella fotografia. Proprio da questa fotografia, quando fu fatta e poi nel tempo come fu conservata, quando fu scoperta e soprattutto cosa successe dopo, perché attraverso i ricordi familiari di Egea c'era una sorta di consuetudine di fissare nella memoria fotografica i vostri ricordi. E Egea quindi può raccontare anche a noi, l'avrà raccontato mille volte, ma in qualche modo noi vogliamo quasi ancora di più un ricordo suo personale e molto empatico di quella fotografia. E come dire, come fu fatta, il momento e anche forse la verità di quella fotografia che in molti casi magari viene anche un po', è stata forse nel tempo anche un po' strumentalizzata. Prego, Egea. Bene, dunque la foto fu scattata, come si vede sul retro della foto, il 6 luglio del 1946 a Pola, davanti all'abitazione dove abitavano i miei nonni paterni. E la mamma stava già preparando le valigie perché stavamo per partire insieme per Cagliari ed era stata invitata da una sorella. Che abitava lì in quanto il marito lavorava, era maresciallo dell'aviazione, e questo si chiamava zia Angiolina. Allora la nonna e i miei zii chiamarono il fotografo inglese che era stato anche amico di mio nonno per fare un ricordo. Ecco, la zia Ilse naturalmente per questa occasione mi preparò col vestitino della festa, con i boccoli, e lo zio preparò un cartello con scritto Esule Giuliana 30.001 e lo mise su una valigetta e mi diede anche così un po' per spiritosaggine un ombrellino. Perché mise 30.001? Perché Pola aveva 30.000 abitanti e lui mise, non si sa pure, 30.000, unesima che parte. Perché in quel periodo si cominciava già a partire, c'era troppa paura, troppe cose impressionanti che portavano via le persone, non si poteva più stare. Quel giorno lì, quel periodo lì, ero già senza padre. E era stato portato via mio papà la notte dal 4 al 5 di maggio,
la sua abitazione via Epolo dai Titini. I Titini erano diciamo, soldati di Tito, no? La famosa Ozna, e suonarono la porta verso le 8 di sera e chiesero del papà, mamma andò ad aprire, il papà si presentò e questi dissero venga pure il comando. E il papà disse ma per cosa? No, non c'è niente di preoccupante, devo mettermi qualcosa? No, no, venga così, venga una cosa più veloce. Va bene, andò, si mise una sciarpa e partì. E da allora non si sente più, sparito nel mondo. Vennero fatte diverse ricerche, tramite la Croce Rossa, la zia andò in bicicletta fino a Trieste per vedere se c'era qualche possibilità, qualche informazione più precisa, però niente, è sparito nel nulla. Lui era senza colpa, non era iscritto a nessun partito. L'unica forse colpa che aveva, diciamo, era che ogni tanto per guadagnarsi anche qualcosa lo chiamavano al comando, siccome lui sapeva molto bene il tedesco, come interprete. Forse avrà assistito a qualche processo, io questo non posso, non possiamo sapere. Non so. Niente, la famiglia, io partivo con la mamma dopo qualche giorno. Mentre la famiglia Hassner partì e pochi mesi dopo, il febbraio del 47, profughi verso Bolzano con la nave Toscana. E iniziarono l'attività a Bolzano, aprirono un negozio perché il nonno aveva un negozio di orficeria, orologeria ottica, Pola, conosciuto. Io rimasi naturalmente a Cagliari per circa un anno, poi siccome la mamma era costretta a lavorare, è rimasta vedova a 25 anni, poverina, penso bene di portarmi a Bolzano dalla nonna e mi portò e io rimasi lì praticamente per sempre, perché poi mia mamma nel 52 si formò un'altra famiglia, trovò lì un sardo ed è due figli, insomma, giustamente. E io facevo le scuole a Bolzano e rimasi molto attaccata alla mia nonna, alla mia zia Ilse, che in pratica mi hanno dato loro. Ecco, la nostra famiglia purtroppo ha avuto un sacco di tragedie. Dietro quella foto, visto veramente, c'è una tragedia sia da parte Hafner che da parte Cuminaro. Esuli tutta la famiglia, chi a Cagliari, chi a Levanto, come la zia Marcella, lo zio Ruggero, fratello di mia mamma a Monfalcone, mentre la mamma di mia mamma, cioè la nonna, andò a finire in un campo profughi e lì rimase fino al 54 con lo zio, perché pensava di, gli aveva fatto domande per andare in Australia, però dopo non venne. Ecco. Ritorniamo allora un attimo, Egea, proprio a quella fotografia. Innanzitutto lei parla di Bolzano e lei oggi vive a Rovereto, quindi questo nostro incontro che purtroppo deve essere appunto da remoto, ma la città di Vicenza appena ci riaprono, come dire, le porte o comunque so, le strade per viaggiare l'aspetta a braccia aperte. E allora ritorniamo a quella foto perché in realtà tutto il risalto mediatico parte da veramente quella famosa e iconica fotografia. Questa piccola bambina, lei diceva appunto, era stata vestita a festa con i boccoli, aveva quest'aria corrucciata che magari dal punto di vista appunto successivo, quasi un'interpretazione storica, si pensava che lei fosse appunto infelice di quello che le sarebbe accaduto. In realtà forse era un'aria corrucciata perché era stanca di farsi fare le foto, anche perché appunto sì, no, anche perché nel vostro archivio di cui appunto poi vorrei parlare ci sono
altrettante foto, sempre dello stesso momento in cui lei è seduta ed è così, insomma, serena, a questo visino che sorride. Ma è proprio questo segno, cioè una bambina che in realtà noi, nel momento in cui è arrivato a noi, questa immagine è senza nome, ma ha appunto quella valigia con quella scritta. Una scritta dal fortissimo significato, lei l'ha ricordato e l'abbiamo visto nella valigia, e soprattutto quel numero. I numeri sono terribilmente simbolici in tutti gli accadimenti che abbiamo vissuto nella storia del Novecento. Però, appunto, ha detto lei, dietro quella foto c'è una bambina, ma c'è una famiglia. Ha parlato di suo padre, Kurt Hafner, ma anche insomma di sua madre Ersilia Camenaro, entrambi veramente partecipi di questa grande tragedia, suo padre appunto attraverso la morte. Io prima di incontrarla, le dico sinceramente, Gea, mi sono domandata come mai una bambina di 4 anni e mezzo può diventare un testimone, anzi il testimone. Anche senza i bambini non hanno sovrastrutture, hanno molte fragilità, sono visti nella loro purezza che deve essere sempre da preservare e proteggere, ma è diventata il simbolo per tutti quanti gli esuli dell'accaduto. E quella foto quindi è diventata fondamentale non solo per lei e per la sua famiglia da archiviare, da conservare, ma dovrei dire per un intero popolo. Allora le chiedo, ma dove avete conservato nel tempo questo archivio? Per noi di una biblioteca anche di conservazione è come dire una notizia di grande interesse, un'informazione di grande interesse. E, ce ne parli? Poi, sì. E dunque, consideravamo lettere, fotografie, documenti, in una scatola vecchia, tipo, anzi, posso anche fargliela vedere, che ce l'ho qui dentro. Ecco, questa è la scatola del fine 800, una cineseria, diciamo. In questa scatola, ecco qua, c'era appunto alcune foto, documenti, ripeto, lettere che scriveva mia mamma anche nel periodo in cui lei era a Cagliari, io ero a Bolzano, mi ha custodite. Niente, poi oltretutto invece come macchine fotografiche, cioè allora si chiamava un fotografo per immortalare l'addio, no? Chi lo faceva davanti all'arena di Pola, io invece lo feci davanti alla casa, e mentre per le foto normali noi avevamo una solita macchina, una Zeiss, ancora di mio nonno, che anche questa ce l'ho qui, la posso anche far vedere. Qua al soffitto, ecco, questa qui, anche questa qui era del nonno, e le solite foto che mi ha dato sono fatte con questa macchina qui, e io la tengo gelosamente, insomma, per il valore affettivo soprattutto. In questa scatola, appunto, lei ricorda che sono state conservate negli anni moltissime foto, se non erro più di 350, che oltretutto voi avete conservato e anche archiviato. Appunto, mi avete mandato l'indice dell'archivio e devo dire assolutamente anche in modo scientifico e correttamente scientifico, e anche documenti e lettere. E allora passiamo al momento successivo. Questa scatola nel tempo ha conservato la vostra storia. E ad un certo punto questa scatola è stata scoperta
anche da altri, perché nel 1997 il provveditore del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto organizza questa mostra molto interessante che si voleva dedicare alle vittime delle foibe nel 97, appunto per il 50° dall'esodo. E con una correttezza storiografica, il provveditore, appunto, da allora il dottor Camillo Zadra, sapendo che come lei c'erano molti esuli giuliani e dalmati proprio a Rovereto, o comunque insomma nella provincia anche di Bolzano, inizia a chiedere materiali tra i ricordi e le memorie familiari e appunto gli archivi familiari. Arriva a lei, Egea, lei appunto le fa vedere il materiale che penso anche gelosamente conservasse fino a quel momento il dottor Zadra vede questa foto, ne coglie il significato e proprio anche questo aspetto iconico. Io quando parlo di icona, io mi permetto anche di definirla quasi anche con il significato sacro del termine e la sceglie per il manifesto della mostra. Io vorrei leggere molto velocemente quello che aveva dichiarato allora, proprio per la scelta di questa foto, il dottor Zadra. Quella foto mi aveva colpito perché al di là del carattere esplicito della scritta che compare sulla valigia, il volto della bambina trasmetteva al tempo stesso fragilità, apprensione, solitudine. Qualcosa che pareva dare accesso all'esperienza vissuta da tante persone. La bambina in fondo rappresentava nella sua singolarità il carattere, come dire, insormontabile del dramma vissuto da centinaia di migliaia di donne e uomini spinti a lasciare le proprie case dalle ripercussioni di una guerra sciagurata e perduta, dal cui esito tutta l'Italia, per quello tutti noi dobbiamo ricordare, tutta l'Italia era stata travolta. Mi racconta l'accaduto e soprattutto tra quelle foto io ho visto, ho trovato anche molte foto della sua famiglia, dei suoi genitori, di suo papà, che affettuosamente la chiamava Bibi. Ecco, sono le sue parole a ricordarci tutto questo. Posso raccontarvi un po' ricordo di mio nonno. Ecco, l'unica preoccupazione per lui era quando c'era l'allarme aereo che mi prendeva sotto braccio e correva verso questo rifugio. Era vicino a casa, io presente anche, era così tetro, umido. E lui poveraccio non capiva più niente, pensava solo alla sua Bibbia, diceva mia nonna, no? Perché era così. Poi il suo ricordo anche, mi ricordo anche della casa, cosa aveva nella sua bicicletta, proprio dei flash, no? Ecco. E poi altro non so, praticamente posso dire del papà. Ecco, posso parlare oltre del papà, anche dello zio che mi teneva, che è zio Checco, e purtroppo fu dilaniato da una bomba, sempre a Pola, il Monte Paradiso, il 25 aprile del 44, e papà andò a raccogliere il resto. Poi cosa mi posso ricordare? Posso ricordare la nonna Paolina, che era veramente una povera donna che era rimasta vedova con sei figli e doveva sbarcare il lunario. E allora d'estate vendeva le angurie al mercato ed inverno vendeva i mussoli caldi. I mussoli sono praticamente le cozze e io ce l'ho ancora nell'orecchio, mussoli, mussoli caldi, che ho quando urlavo. E questi sono i ricordi così, di flash, diciamo. Altro. Da,
dal 1997 potrei dire il suo telefono ha iniziato a squillare, cioè in molti l'hanno come dire interviste, docufilm, persino film, in molti l'hanno cercata, quindi cosa è cambiato? Contenta che mi cercassero, che io potessi raccontare la mia storia. E poi andavo anche, insomma, era anche scritta ai mezzi di Trento, andavo spesso anche nelle scuole, sia a Trento che a Benevento, a raccontare la nostra storia. E mi ricordo che all'inizio nessuno sapeva niente della nostra storia, però è stato utile. Mi ricordo che anche gli studenti erano molto attenti. Tutti quelli del liceo erano con molta attenzione. E le chiedo una cosa importantissima. Ad un certo punto questa foto e il suo valore simbolico è arrivato anche a colpire non solo la gente comune, i giovani, gli studenti, come diceva lei, ma anche un grande scrittore come Fulvio Tomizza. Mi piacerebbe che lei ci ricordasse il vostro incontro e poi anche che cosa ne è seguito. Ricordo, dell'invasione della guerra, ci fu anche contemporaneamente un convegno con scrittori di una certa potenza, diciamo, per cui c'era anche Fulvio Tomizza. Fulvio Tomizza parlò della sua tragica faccenda del suo povero papà. E tant'è vero che lui si commosse e si mise anche a piangere durante questo convegno. E siccome io avevo letto anche i suoi libri, ecco, appena finito il convegno, io mi avvicinai a lui e dissi: "Guarda, io sono quella bambina, quella con la valigia", perché c'era il manifesto, mi fa molto piacere. Se lei non ha impegno, ho detto io così perché avevo un po' improvvisato, potrei invitarla a casa, quindi, volentieri, a cena. Avevo già preparato tutto naturalmente. E dice: "Ma sì, c'ho anche mia cugina, ma più che volentieri, ho anche la cugina". E invitai anche il presidente del Museo della Guerra e il direttore, quello che ha scoperto appunto la mia fotografia. Ecco, lì a tavola abbiamo parlato di più del meno, dei vari confini, delle nostre visite in Istria. Però il periodo in cui invece non c'era la guerra, naturalmente non eravamo stati. E era stato molto, molto carino, molto, a parte anche un bell'uomo così. E lui mi raccontava anche appunto che da poco aveva avuto una nipotina di nome Elisabetta, e anche noi eravamo diventati nonni della nostra Eleonora, prima nipotina. E poi ci siamo lasciati, io ho regalato il mio manifesto che lui ha accettato, e dopo niente, ci siamo ripromesse di rincontrarci a Materada. Vi aspetto a Materada, detto. E con una bottiglia di Marzemino, perché non avevamo Marzemino, però lui già non stava bene, aveva avuto un poco. E ci siamo lasciati con questa promessa, però purtroppo lui dopo un po' morì. E noi tornammo a Materada, si può dire in pellegrinaggio, andammo a trovarlo in cimitero. Era sepolto nella tomba di famiglia, c'era la mamma, mi ricordo, cioè, tutti i morti sono da soffrire. Poi volevamo vedere la casa in cui mi scriveva, no? E così ci interessava. E una signora ci indicò dove abitava e abbiamo suonato e al cancello si presentò la figlia, Tomizza, con una bambina piccola. Io mi sono presentata con mio marito, siamo, vedo tutto, dico: "Questa è Elisabetta", le fa: "Ma scusi, come fa a sapere?" Siamo: "Lo so perché il papà mi ci ha raccontato che era appena nata, cioè che era piccolina, no? Appena nata". Bene, allora anche molto gentilmente
ci ha aperto il cancello, venite dentro, venite a vedere dove il papà scriveva, questa è la sua finestra, vedere, dove vedeva i suoi ulivi, che era un bel campo, perché è pieno di ulivi. Però noi non volevamo fermarci perché eravamo sulla via di ritorno e abbiamo ringraziato e siamo andati lì. Questo è un buon ricordo. E dopo un po', quando lui è andato via, dopo un po' mi mandò un libro su questa lettera, molto, molto gentile è stato, che è rimasto colpito, insomma, la nostra accoglienza. Avevo preparato tutte le cose striane, tutto, avevo fatto anche uno strudel, wow. Mi ero messa un po' di impegno, insomma, era una questione importante. Beh, se posso dire, stratagemmi molto femminili nei quali mi riconosco, immagino che magari per quel convegno lo scrittore aveva già, non so, tipo una cena organizzata in qualche ristorante, invece lei ha colpito nel segno. Impegnato, ma veramente sì, si dovrebbe andare, però ho detto se è a piacere, altro che io, senz'altro vengo più volentieri da lei che andare in ristorante. E allora ho detto, beh, benvenite, allora l'abbiamo accompagnato e è stato simpatico, insomma. Ma infatti, Egea, io ho chiesto se proprio potevo condividere in questo incontro e lei ha accettato di leggere alcuni tratti della lettera che appunto il 15 novembre da Trieste, sempre appunto del 97, Tomica le ha scritto ringraziandola. Per quell'invito, perché a lui stesso è rimasto impresso nel ricordo. E allora leggo brevi tratti, penso che questa lettera non sia mai stata finora né letta né pubblicata e quindi ancora di più la ringrazio di condividerla con noi. Gentile signora Egea, voglia perdonarmi il ritardo col quale mi rivolgo a lei. Poi continua. E dice: ma non ho dimenticato la squisita ospitalità sua e di suo marito nel corso di quella fine e familiare cena che continuo a ricordare in tutti i momenti e in tutti i particolari. È stato per me un momento molto emozionante trovarmi di fronte alla bambina con la valigia. La bambina con la valigia di Esule Giuliana e saperla donna cresciuta e felice, attorniata dai suoi congiunti e dagli amici nella propria bella casa. Per spiegarle meglio il mio stato d'animo di soddisfazione, di partecipazione intensa, di gratitudine e gioia fraterna, le invio a parte il mio libro, Alle spalle di Trieste, invitandola a leggere soprattutto il capitolo Valigie vecchie, a pagina 117. E poi con infiniti auguri mi creda suo affezionatissimo Fulvio Tomica. Allora, io per questo le dico, io il libro ce l'ho qui e leggo proprio, ma sono veramente due un paragrafo anzi dal capitolo Valigie vecchie. Una parte che mi ha molto emozionato e soprattutto leggendola ho avuto questo come dire, collegamento visivo con la sua foto, Egea. Lui ad un certo punto scrive: quella singola e comune prima perdita era stata la cancellazione dell'ultimo legame con luoghi e volti del passato, col tenore e gusto di famiglia, persino dell'odissea collettiva iniziata col dover far stare più cose in quel bagaglio, anche una bambola, una scacchiera, e poi con lo stringersi ad esso, alla perdita d'identità quale figlio di un'antica stirpe, cittadino di una nazione, abitante di una città, seguace di una religione, membro di un focolare. Sarebbero seguiti lo sfregio e l'annientamento dell'individuo come tale. Ebbene, posso capire perché lo scrittore vi abbia
le abbia ricordato di leggere questo capitolo. E il fatto stesso che già ad un certo punto lei abbia proprio sentito la necessità della visita, io la chiamerei appunto quasi un pellegrinaggio a Materada dopo la morte di questa persona che era diventata suo amico perché aveva gli stessi legami, ricordi, storie. E le chiedo una cosa, lei quindi è andata a Materada e vorrei anche parlare, se lei se la sente, del tema del ritorno degli esuli nelle proprie terre. Io penso che il dopo, questo tema forse avrebbe bisogno di un incontro a sé, quindi se lei non vuole rispondermi lo faccia pure perché lo capisco. È tornata? Sì, siamo tornati la prima volta con il mio fidanzato, che adesso è mio marito, nel 63, con la mamma e lo zio Ruggero, che volevano rivedere i posti dove erano nati, dove erano stati fino all'ultimo. Ecco, ed è stato veramente emozionante anche per me, soprattutto anche per mio marito che non conosceva allora quei posti, è piaciuto il mare naturalmente. Poi siamo stati altre volte, qualche anno dopo, quando eravamo sposati, e andammo anche, io volevo vedere le case naturalmente dove ho abitato. Andai a vedere la casa dove abitavo con la mamma e il papà in via Eculo, però il portone era chiuso, purtroppo non potevo entrare perché io mi ricordavo che come si entrava c'era una piccola cantina dove era custodito il mio triciclo, questo me lo ricordo, e una carriola che usava lo zio Checo, quello appunto che è stato 16 anni, è stato generato dalla moglie, mi portava in giro per posti, insomma, così praticamente. Ecco, dopo di quello volevo andare a vedere la Villa Rodinis dove ho fatto la foto, diciamo. E il cancello era aperto, era un cancello di ferro. Entrai, io non mi ricordavo quella villa bella, stile Liberty, col giardino, con la fontana, con i pesci rossi, il nespolo. Era tutto decadente, diciamo, queste persiane che cadevano giù. Però mi fece coraggio e provai a suonare alla porta dell'abitazione, che era al primo piano. Venne una signora ad aprirmi con un'aria un po' seccata, mi chiese cosa volevo. Ho detto: "Guardi, mi scusi, ma io ho abitato qui qualche anno in questa abitazione, permette 5 minuti solo che venga a vederla, che ho i ricordi." "No, no, qua no, qua no, in tutta maniera, no, no, via, 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 non posso aprire." Allora, quindi siamo andati via, questo è stato un altro viaggio in Istria, è stato con le figlie e con il marito, sempre naturalmente, sempre. E siamo andati nell'interno dell'Istria, siamo andati a Pisino. Perché a Pisino? Perché si diceva in famiglia, poi non so se era vero o meno, che forse mio papà fosse stato gettato dentro nella folla di Pisino. Allora era un giorno di agosto, che era anche brutto tempo, mi ricordo, eravamo più tristi. Ci recammo a vedere dove era questa folla e facemmo anche una foto con i nostri figli di 10 e 9 anni. Ecco, certo mi ha fatto un'impressione vedere l'immagine, siamo su questo ponte noi, poi siamo andati altre volte in Istria, sempre come naturalmente all'inizio a Pola, poi negli ultimi anni invece siamo andati in vacanza all'isola di Brioni, che era l'isola di Tito. E poi abbiamo passato lì. Fino a un paio d'anni fa andavamo sempre lì perché ci trovavamo con altri polesani. Mi trovavo anche con il fratello della mia santola, che si chiamava Egea, combinazione. Che anche lui era ottico, aveva un negozio a Rovereto.
E allora poi ci trovavamo con il dottor Belci, che sono morti purtroppo carboni, che era di Vignano, vicino a Pola. E allora si parlava, quando eravamo all'isola di Brione, che il dottor Belci, per esempio, vedeva il campanile di Vignano, cioè ecco, questo è il mio campanile. E Soppa, che era più vecchio di me, anche lui si ricordava tante cose, era piacevole, insomma, ritrovarsi qui. Questo è il ricordo dei nostri viaggi, ce l'ho nel cuore, insomma. Questo incontro Egea, se posso permettermi anche di dire, Egea è un nome meraviglioso, io penso che gliel'abbiano detto in tanti e forse ha anche contribuito a rendere ancora più emozionante il racconto delle sue storie. E quando si è scoperto che quella foto apparteneva a una bambina e poi donna, che si chiamava Igea, secondo me la carica simbolica è diventata ancora più potente. Questo incontro, secondo me, è molto importante perché definisce e fa capire l'importante tematica dell'autenticità di un testimone. La testimone, è stata una bambina di 4 anni e mezzo che ha congelato, appunto, e l'abbiamo anche sentito, i suoi ricordi di bambina nella sua terra, e il fatto anche di essere ritornata in quella villa perché aveva proprio bisogno di ritornare, però anche il dopo, il suo vivere da profuga, ma anche da orfana, e in quella precarietà che assolutamente non avrebbe mai pensato di vivere e che non era nemmeno consueta alla sua famiglia. Lei, Egea, è diventata veramente, suo malgrado, il simbolo del dramma di un esodo. E, è diventata attraverso un'immagine. Ma la cosa che vorrei che lei ce lo raccontasse, la cosa che a me mi ha resa assolutamente, come dire, serena e rasserenata verso il futuro, è il fatto di vedere non solo la sua immagine ricordata, ma anche un buon uso anche del suo nome e ancora della sua immagine, e quindi un esempio corretto che stanno facendo la città di Fertilia in Sardegna. Perché lì hanno denominato l'Ecomuseo di Fertiglia, l'Ecomuseo Egea. Un'altra storia, una continuazione, anzi potrei dire, che compone la sua vita, e sarebbe così interessante che ce lo raccontasse. Certo, circa un anno fa mi chiamarono tre persone sarde di origine istriana, uno di Pola, il papà di Pola, e l'altro di Fiume, e l'altro invece era sarda, diciamo. E mi chiesero se potevano mettere la mia immagine e il mio nome per questa loro iniziativa. Volevano fare questo ecomuseo. Di colpo mi meravigliai un po', dico come mai? Ma sì, dopo capì perché lì a Fertile c'è stato un campo profughi e ci sono stati tanti, volevano proprio iniziare a fare. E mi chiesero sarebbe disponibile. Come no, mi sembra una cosa valida e poi è giusto che la memoria venga sempre portata avanti, insomma. E allora mi dicevano che volevano fare non soltanto fotografie, ma anche testimonianze varie, documenti di quel periodo, perché Fertiglia è stata praticamente il condottiero, è stato un nostro prete, Don Francesco da Piran, che io dopo ho conosciuto qua a Rovereto, perché dopo è stato sepolto qui perché aveva una sorella qui. Ed erano molto grati a questo sacerdote che li ha proprio portati lì a Fertiglia, perché tanti erano pescatori, mentre i sardi erano più, diciamo, pastori, no?
E allora mi hanno fatto questa proposta e io ben volentieri ho accettato perché sembra una cosa nobile e a me mi è andato bene. Poi ci hanno invitato perché hanno fatto per la presentazione di questo inizio dell'Ecomuseo e hanno fatto un convegno dove hanno partecipato diciamo, il sindaco di Trieste, di Gorizia, poi quello della Federesuli, che portava appunto il nome in tutto il mondo, e giornalisti, poi c'è la dottoressa anche Morettin, che è professoressa universitaria a Londra, all'Università Italiana, che si era interessata molto alla nostra storia. E lei era molto contenta di conoscermi, io pure perché avevo sentito parlare di lei, ero estremamente contenta. E hanno veramente, cioè, combinato bene tutto questo, anche questo convegno. E alla fine di queste storie, l'ultima che ha parlato sono stata io, ecco, con poche parole, con il ricordo dei miei oggetti, delle mie scatole, del mio orologio, del pendolo di mio nonno, così insomma, adesso stanno avviando naturalmente. Hanno presentato anche gli architetti, c'erano per dire come veniva fuori, perché il posto è molto bello, è vicino a Tagliero, mare stupendo, e adesso vediamo, insomma, spero che, siccome la volontà e la forza ce l'hanno questi giovani. Poi sono venuti anche da me in luglio, ho detto c'è qualcosa da darci? No, poi ci siamo andati del tutto, la verità, no? Ci siamo fatti in confidenza. Ma io avrei, sì, avrei qualcosa, un baule, il baule che è servito ai miei nonni all'esodo. E l'hanno visto, l'hanno piaciuto, se sono portati via in macchina, sono, ecco. E ho visto che hanno fatto provvisoriamente l'inizio di museo e l'hanno esposto lì con la mia foto e la mia storia. Ecco, questa è una cosa, secondo me, è giusto che ci sia, insomma, almeno saremo ricordati. Poi quando andranno le mie nipoti, vedranno, ecco la nonna. E poi per tutti, insomma, per tutti noi esuli, tutti quelli sparsi nel mondo. Perché siete tanti, tanti, assolutamente. E io, se posso dire, questo incontro, un po' come lo scrittore di Materada, che diceva che appunto nella lettera, questa cena con lei è stato un incontro, un momento molto emozionante. Lo è stato e lo è anche per me e lo sarà sicuramente anche per coloro che vedranno questo incontro. Noi abbiamo parlato di una bambina, abbiamo parlato di una famiglia, però adesso c'è anche la sua famiglia. E allora, veramente un'ultima battuta fuori del coro. Beh, innanzitutto io in tutto questo volevo anche ringraziare suo marito, l'ingegnere Giovanni Tomazzoni, perché anche lui è custode delle sue memorie, dei suoi ricordi, e anche in un modo scientifico, devo dire, e quindi è importante. Lei ha parlato delle sue nipoti, ma una domanda che le faccio è: e le sue figlie come vedono, come hanno vissuto questa madre importante? Perché i testimoni possiamo definirli famosi, ma io direi importanti, sono simboli per tutti noi. E come ha vissuto la sua famiglia, quella che lei poi ha formato, la figura di Egea Hafner e non solo di mamma? Beh, le mie figlie, sono molto sensibili, anche loro. E una vive a Ginevra, e poi un'altra invece a Bolzano con due figlie, invece quella a Ginevra ne ha quattro, dai 24 anni ai 13 anni. Tutte, devo dire la verità, sono orgogliosa dei miei nipoti, perché quella ai 13 anni è pianista, proprio un po' fuori dal normale. E quella di 24 anni, oltretutto, ha fatto anche una tesi sulla mia storia, sul mio esodo.
fatto il master a Londra, una buona università. E vedo che sono molto molto attenti alla mia storia. Insomma, si commuovono anche loro. Anche quella di Bolzano, che lavora a Reggio, e ha due figlie di 18 e 17 anni. Vedo che sono molto molto attente, orgogliose della nonna, questo altro. Le ho fatto questa domanda e mi sono permessa di averle fatto questa domanda molto personale perché io penso che appunto i ricordi devono essere anche portati avanti dai giovani e i giovani che hanno vissuto in famiglia dei ricordi e delle memorie di questo tipo ancora di più, quindi per quello insomma mi sono permessa di entrare un attimo nella sua vita di oggi. Io non so come ringraziarla per questo incontro. Io spero che a lei sia piaciuto ricordare con noi le sue memorie. E se vuole così salutarci o comunque se per lei è importante dire un'ultima cosa, fare un'ultima battuta, ricordarci altri momenti, noi siamo qui per lei e per ascoltarla. Ma posso invitare mio marito, lui è il mio angelo custode, che mi ha messo tutti insieme anche la mia storia, non solo è tecnico, ma è proprio anche molto umano e molto sensibile, perciò voglio presentarvelo, Molto posso? volentieri. Quindi, ecco il mio segretario, eccolo qua, magari può dire anche lui due parole. Buongiorno ingegnere Tommazzoni, grazie, Giovanni, grazie di essere qui con noi. La sua umanità l'ho colta anch'io e se è poi stata anche ribadita da sua moglie, ancora di più la considero come una dote, meravigliosa. Ci racconti che cosa significa stare accanto a Egea e essere stata accanto a Egea in questi anni? Un po' lungo, però volevo riallacciarmi alla domanda, all'ultima domanda che lei ha fatto ad Egea. Cosa provavano le figlie? Io aggiungo, cosa provavano le figlie e cosa provavo io? Beh, alle volte abbiamo avuto un atteggiamento superficiale, la consapevolezza di avere un pezzo di storia così importante in casa è venuta molto dopo, in sostanza. C'è anche da farsi una strada, io ho dovuto finire gli studi, trovare un lavoro, fermarmi nel lavoro, poi le figlie impegnano. E quindi diciamo, né le figlie né io avevamo avuto una particolare di consapevolezza di questa presenza. È chiaro che i viaggi in Istria, più per me che per le figlie, sono state una scoperta culturale prima di tutto e poi anche affettiva e in occasione di questi viaggi ho conosciuto molti, molti esuli, tutti familiari. A Bolzano avevo conosciuto anche la nonna e lo zio, ma poi dopo, quando loro sono morti, siamo rimasti soli, Egea è l'ultima della famiglia Hafner, abbiamo riscoperto l'altro ramo familiare, quello dei Camenaro, più numeroso, più aperto, almeno alcuni di loro più aperti, altri più chiusi, però ci hanno fatto vivere l'esilio, toccare con mano, soprattutto a Monfalcone, questa capitale per loro. Anche se la diaspora le ha portate un po' dappertutto, la mamma di Egea a Cagliari, una zia a Levanto, la nonna e lo zio prima in questo campo profughi vicino a Salerno e poi uniti a Monfalcone, che era una specie di colonia, di isola.
che aveva accolto questi istriani. E lì ho potuto confrontarmi con loro e quindi ad avere una consapevolezza maggiore. Poi, a parte il discorso affettivo, quando sono andato in pensione, invece che iscrivermi alla bocciofila, mi sono aggregato a un laboratorio di storia, struttura volontaristica, ma non per questo meno preparata, che ha studiato soprattutto la storia del Trentino, ma non solo quella, con un occhio aperto, soprattutto quella del Novecento, e allora è stato naturale per me approfondire storicamente quegli eventi. Quindi, mantenendo in equilibrio la sfera affettiva da quella invece più distaccata che deve avere uno storico quando fa i conti con il passato. Ma mi sembra di essere riuscito a farlo, e comunque un ruolo di buon segretario di Egea me lo sono ricavato. Qualcuno, prendendomi in giro, mi ha chiamato egeologo. È chiaro che significa che io conosco l'Istria e conosco Egea bene, non solo come moglie, ma anche come esule, conosco le sue radici. Io la foto di Egea con le due figlie ai bordi della voragine della foiba di Pisino, gliela posso mandare. Non si vede bene, le figlie no, di sicuro sono giovani, non si poteva pretendere da loro. Egea aveva trovato triste il luogo, triste il ricordo, brutta la giornata, pur essendo estate, era nuvolosa. Beh, è un simbolo anche quella foto lì, volendo, molto meno significativo, molto meno valido, però visto che ne ha parlato, gliela mando per email. Secondo me il passaggio, le consegne avvengono con la seconda generazione, quella delle nipoti. L'interesse che ha Eleonora nei confronti della storia della nonna l'ha portata addirittura a fare questa dissertazione, con la quale, vediamo cosa si vede, sì. Lei lo dice nell'introduzione, l'ho fatta per un interesse di persona, ma anche per un interesse per la storia, per la materia con la quale si è diplomata, che è la giustizia di transizione, una branca del diritto internazionale un po' particolare. È chiaro che, ecco, sono i nipoti che fanno di più dei figli. So che succede questo anche in altri casi, e quindi noi siamo contenti di averne sei di nipoti. Tutte femmine. Tutte femmine. Tutte daranno un contributo. Il fatto che siano tutte femmine potrebbe avere anche un significato, il futuro luminoso lo troviamo appunto attraverso la donna. Io posso dire, io sono molto commossa, e ho visto anche che un po' si è commossa Egea da questo incontro, anche perché la famiglia di allora e la famiglia di adesso, vedo quanto siano importanti i legami, appunto, di ricordi, e la sua sensibilità, Giovanni, penso che sia importante proprio, e anche la forza, perché Egea è stata una donna molto forte per aver avuto sulle spalle questa storia non richiesta, non assolutamente, però anche lei di vivere accanto e anche condividere e capire per quello che noi esterni possiamo fare questa tragedia. E quindi io penso che la storia è fatta, è raccontata nei libri, ma è soprattutto raccontata attraverso queste storie, e io sono non solo molto partecipe in questo incontro di quello che è stato detto, ma soprattutto estremamente, come dire, felice, parlare di felicità raccontando questi tragici eventi potrebbe quasi essere un ossimoro, ma sono soddisfatta del fatto che questa testimonianza rimane e sarà ascoltata,
e sarà sicuramente capita. E questo, come dire, a noi come biblioteca della memoria, per noi è un servizio a tutta la comunità, che per noi è di altissima forza e di altissima importanza. Quindi è un doppio ringraziamento a me, proprio personale dal punto di vista umano, ma anche di quello che questo incontro può lasciare a coloro i quali come me lo ascolteranno e lo ascolteranno più volte. Noi come biblioteca faremo in modo anche di farlo passare nelle scuole, ma a tutti. La libertà, ecco, come dire, del web produce anche grandi cose, buone cose, e sicuramente una buona cosa è stata questo incontro. Quindi per questo veramente ringrazio Gea, ringrazio Giovanni, ringrazio entrambi. E ci vediamo presto proprio per abbracciarci. Allora, E noi vi aspettiamo. E sempre cerchiamo di ricordare questo giorno, il giorno del ricordo. Grazie a voi. Grazie veramente.